Darei la parola al professor Massimo Livi Bacci, professore emerito di demografia dell'Università di Firenze, accademico dei Lincei e dell'American Philosophical Society, che ha guidato l'International Union for Scientific Study of Population dal 1973 al 1993 come segretario generale e poi come presidente, senatore, ex senatore della Repubblica e attualmente impegnato in numerose attività, fra cui quelle di Neodemos. Fatto questo quadro così articolato, non mi resta che ovviamente dare la parola a Massimo per le conclusioni generali di questa nostra giornata, che in realtà poi fanno riferimento anche, almeno nel titolo, conclusioni e nuovi inizi. Prego Massimo. Grazie Salvatore, grazie al professor Alleva, presidente dell'Istat. Salvatore non ha fatto fuggire, per fortuna, ancora tutti quanti con quella lista di benemerenze vere o presunte. Professor Alleva e l'Istat, che impersonifica l'Istat, ha dei compiti parecchio severi a giudicare dalle relazioni che sono state fatte. Insomma, si chiede all'Istat di fare molto, anzi di fare di più, di fare meglio, di fare anche di più e di meglio, magari anche con meno risorse relative. Insomma, tante belle cose. E quelle che chiedeva del resto circa 200 anni fa Melchiorre Gioia nel suo discorso elementare sulla statistica. E all'inizio cosa dice Melchiorre Gioia? La statistica comprende quella somma di cognizioni relative ad un paese che nel corso giornaliero degli affari possono essere utili a ciascuno o alla maggior parte dei suoi membri o al governo, che ne è l'agente, il procuratore e il rappresentante. E su questo siamo d'accordo. E inoltre Gioia additava, diceva, e la statistica addita: 1. La ricchezza e la povertà, 2. La scienza e l'ignoranza, 3. La felicità e l'infelicità, 4. La moralità e la corruzione, 5. L'incivilimento e la barbarie, 6. La potenza e la debolezza delle nazioni. Beh, anche noi cerchiamo di fare tutto questo, cerchiamo perfino di misurare la felicità e l'infelicità, cosa che io sconsiglio comunque ai giovani ricercatori di intraprendere questo tipo di analisi, perché non ci credo. Ma tutte le altre cose, insomma, sono tutte cose meritorie, e la demografia c'entra in molti di questi capitoli, perché ricchezza e povertà sicuramente, scienza e ignoranza significa capitale umano, cioè significa persone, felicità e l'infelicità, moralità e corruzione, incivilmente barbarie, potenza e debolezza delle nazioni. Fortunatamente la demografia non dà gli stessi grattacapi che danno altre aree del conoscere e che l'Istat è chiamato e che gli uffici nazionali di statistica sono chiamati a misurare. Pensate, tutto sommato, la demografia tratta di persone che sono rimaste le stesse da qualche milione di anni, qualche centinaia di migliaia di anni a oggi. Non è che siamo cambiati come unità di misura, siamo sempre persone con due gambe, due braccia, un cervello, una testa, no? Siamo un pochino più alti, un po' più grossi, più forti, ma insomma, grosso modo, l'unità di rilevazione non è mutata. Non sono mutati gli eventi. La nascita è sempre un parto, circostanze diverse, ma insomma la morte, come noi sappiamo, lo diceva anche il Belli, poi vi è la morte e finisce con l'inferno, diceva, quella la vita dell'uomo, nel sonetto La vita dell'uomo, l'unioni, cioè la migrazione, sono tutti fenomeni che non sono mutati nel tempo, sono solo diventati un po' più complicati, un po' più mutevoli, un po' più cambiano fisionomia, ma rispetto all'economia, dove poveri economisti e statistici devono eroicamente confrontarsi con i cambiamenti dei prezzi, la misura dei prezzi, la misura del prodotto. Prima uno aveva il cemento, le colate di acciaio,
il grano raccolto, ora invece c'ha la produzione di software, la produzione di servizi anche più strampalati, che pure hanno un valore molto più complicato. Quindi tutto sommato la demografia può continuare ad essere studiata con la certezza di avere le gambe ben piantate sul terreno, sulla terra, e quindi di non esigere, diciamo, questi troppi giochi di prestigio che invece occorre fare per indagare in altre aree. E mi piace anche ricordare come le cose siano diventate però assai più complicate. E qui avevo tirato giù, se lo ritrovo, quello che scrisse il ministro Manna, che non è passato alla storia per la verità, che nella sua relazione al re, presentandogli il primo censimento d'Italia del 1861, scriveva Manna, e il volume, che è un volume enorme, alto così e largo così, primo volume, fu stampato 2 anni dopo la fine del censimento, quindi con velocità, diceva: codesta operazione, che preparata nel breve giro di 3 mesi, censimento, poté non di meno compersi in uno stesso momento in tutto il regno, con norme uguali, merita, o sire, un attento esame, come quella che fu uno dei primi e più importanti atti amministrativi che rispondessero alle nuove necessità del regno ricostituito ed unificato. E infatti la legge che stabilì il censimento fu approvata nell'ottobre del 1861, il censimento fu portato a termine, fu eseguito nella notte del 31 dicembre dello stesso 1861. Quanto costò quel censimento? Quel censimento costò 640.000 lire, lo stanziamento iniziale era di 300.000, poi una legge successiva raddoppiò, diciamo, queste risorse. Io ho fatto un calcolo agganciandomi sulle eroiche rivalutazioni monetarie fatte dall'Istat e dai competenti, che quel censimento costò all'incirca 3 milioni, meno di 3 milioni attuali, di euro attuali, e che in moneta per ogni censito, cioè pro capite, pro censito, costò 13 centesimi di euro attuali, contro, se faccio bene i conti, i quasi 10 euro attuali del censimento del 2011. Quindi possiamo dire forse che le mezze maniche, le penne, la carta, i righelli hanno battuto i software, hanno battuto i server, i palmari, i computer per 71-1, perché questo sarebbe il rapporto tra l'uno e l'altro. E ancora ricordo una cara persona, cara all'Istat anche, e a molti di noi statistici e demografi, Roberto Bachi. Roberto Bachi fu chiamato da Ben Gurion a dirigere il servizio statistico di Israele, forse il mese dopo la proclamazione dell'indipendenza, nel 1948. Fu nel maggio del 1948, dichiarazione dell'indipendenza, Bachi diventò presidente, direttore dell'istituto, e Ben Gurion gli disse: ora tu fammi il censimento, perché così non si può andare avanti, abbiamo uno Stato, contaci. Il censimento fu fatto entro il dicembre dello stesso anno, contò all'incirca 1.800.000 ebrei, 200.000 residuali palestinesi che non erano emigrati. Voglio dire, si sono fatte operazioni censuarie storiche in pochissimo tempo e con pochissime risorse. Le cose sono evidentemente enormemente rese più complicate e complesse, perché i nostri comportamenti certamente si sono complicati all'eccesso. Si parla, sia per il censimento di Israele e soprattutto per il primo censimento d'Italia, di persone certo che sono uguali a quelle attuali,
ma che i cui comportamenti erano estremamente diversi. Oggi siamo enormemente più mobili, enormemente più mutevoli, siamo postmoderni, non ci fissiamo in uno stato preciso. Anche il nostro grado di istruzione e di conoscenza cambia in continuazione, non è acquisito nel nostro corso scolastico. Le strutture familiari cambiano, è stato detto più volte dai nostri relatori, che hanno dato un quadro, devo dire, molto esauriente della situazione macro, Antonio Golini, della evoluzione delle indagini, di questo salto che le indagini hanno dovuto per fortuna fare all'ultima parte del secolo scorso, all'utilizzo dei metodi di indagine campionaria. Il mondo quindi è profondamente cambiato. Allora, cosa dire? Proditoriamente gli organizzatori di questo convegno, che io ringrazio, alle conclusioni hanno messo anche puntini e nuovi inizi. Io non sono capace di dire quali i nuovi inizi debbano essere. È stato detto molto bene, per esempio, da Viviana Egidi, quando ha prospettato quattro aspetti che io mi sono appuntati da qualche parte. Vediamo se trovo il foglio nel quale l'ho appuntato. Sì, li ho appuntati qua. E ci ha detto la maggiore, diciamo, più investimenti, rinnovare e investire sulle indagini. Beh, questo mi sembra ovviamente fondamentale. Qui abbiamo uno stimolo che è quello di Eurostat, naturalmente, che ci stimola sempre a fare cose nuove, ma forse lo stimolo deve venire anche da noi, dall'Istat stesso, che partecipa alle decisioni di Eurostat, e quindi esso stesso deve innovare le sue indagini, fare proposte nuove. Maggiore integrazione tra le indagini, e qui abbiamo avuto le relazioni di Rosina e Crescenzi, che ci hanno fatto vedere come queste indagini possono essere integrate tra di loro e come, quale ricchezza di materiale, di informazione queste ci possono dare. Legame più stretto, visione longitudinale prospettiva, sui temi demografico, sociali e sanitari. Questo è importante, questo si lega anche all'idea di un panel, per esempio, di grandi panel che ci permettano di seguire i mutamenti man mano che questi avvengono. È vero che per avere dei risultati, anzi questi risultati non si hanno mai, perché il panel va avanti, è come il censimento continuo, il panel ogni anno però si aggiunge un tassello che può essere interpretato, può essere verificato l'anno successivo, se le previsioni sono state rispettate oppure no. Credo che questa sarebbe un grosso investimento, naturalmente, ma che vale la pena forse di pensare o di mettere in cantiere. Crescenzi ci ha ricordato come già nel censimento del 2011 siano state fatte molte innovazioni, queste innovazioni verranno poi portate a regime con il censimento continuo. Dicevo scherzosamente a Rosina qui accanto, ma che mi aveva pregato di non dirlo, ma io lo dico, stiamo operando cercando di mettere in pentola un grande minestrone, un bel minestrone, buon minestrone, e perché il minestrone, cioè il censimento continuo, sia buono, occorre che le singole verdure siano buone però, e che siano scelte con, ci vuole la loro come dire, la filiera di origine. Dovremmo sapere se la carota non è stata piantata a Chernobyl oppure ma viene da aree che sono sane e non inquinate. Quindi certamente questa è una grossa sfida, perché la mancanza, i pezzi che formano, che si integrano per formare questa conoscenza continua della nostra popolazione, hanno dei controlli indipendenti. Questo è il punto di vista. Quando e come e in che misura si
controllano le varie fonti per far sì. È vero che una fonte controlla l'altra o una fonte può controllare l'altra, però mancherà quel teorico, quella teorica verifica, dico teorica perché si sa che aveva molte pecche, del censimento fatto in un determinato momento. Ricordo che per il censimento di Israele del 1948 Bachi ottenne che ci fosse un coprifuoco della popolazione che durò 7 ore, durante il quale i rilevatori fecero le verifiche delle loro prime rilevazioni visitando casa su casa. Questo oggi non si può fare, ovviamente avverrebbe la rivoluzione. Ma a quei tempi e in quelle circostanze si fece. Quindi sicuramente tutti questi temi sono temi importantissimi. Io ne aggiungerei per concludere due o tre osservazioni finali che mi venivano in mente mentre sentivo le varie relazioni e che mi erano venute un po' in mente anche in precedenza. Per esempio, il qualcosa di più e di meglio sopra il capitale umano. Noi sappiamo, abbiamo tante fonti informative, ovviamente abbiamo le carriere scolastiche, eccetera, ma il capitale umano è qualcosa che si arricchisce, che anzitutto ha una componente demografica importantissima, perché se io sto bene, e già questa è una bella fetta in salute, è una gran bella fetta di capitale umano, quindi tutta la statistica sanitaria che in qualche modo mi illustra il livello di salute fisica, psicologica delle persone è una base importantissima. Ma capitale umano è qualcosa che si evolve nel tempo, il grado di istruzione non è abbastanza perché è un punto fisso che poi però viene è un capitale che si può arricchire ma si può anche degradare nel tempo, e quindi questo mi piacerebbe che su questo si riflettesse di più, capire quali sono le nostre conoscenze, le nostre competenze, quali sono le fonti delle nostre competenze, se queste sono e in che misura queste siano adeguate. La butto lì come elemento di interesse. Temi dell'immigrazione e dell'emigrazione, vedo che qui c'è in ponte un'indagine, un sistema, diciamo, come si usa dire oggi, per la rilevazione delle. Questo è importantissimo, mi piacerebbe che ci fosse una contabilità completa anche della presenza sul territorio. Domandate a tutte le città d'arte quali sono i problemi che vengono dati dal fatto che arrivano decine di migliaia o centinaia di migliaia di turisti ogni giorno e che insistono su quel territorio. Forse ne dovremmo avere una contabilità integrata anche del tempo passato nelle varie aree e della qualità del tempo passato nelle varie aree geografiche. Quindi una contabilità integrata di chi entra e chi esce, ma chi entra e chi esce non solo perché è un immigrato o perché è uno stagionale o un emigrato o uno stagionale che va via dal paese, ma anche perché è un turista, perché è un visitante, perché è uno che transita, ma che comunque passa per il nostro territorio. Noi dovremmo essere in grado di avere una contabilità continua. Dico questo come prospettiva, no? Non che si deve fare domani, però gli stessi big data ci aiutano nella mobilità, nel tracciare la mobilità, anche la mobilità internazionale, attraverso le celle telefoniche di partenza, per esempio delle telefonate. Io potrei sapere quali numeri esteri in un determinato momento chiamano da qualche parte. Insomma, ora io sono idee così che mi sono passate per la mente, no, ve le presento così. Quindi la mobilità nelle sue varie accezioni è anche le interazioni tra individuo ed ambiente. Questo è un altro aspetto che nel futuro credo che sarà sempre più importante, sempre più avvertito dalla popolazione, cioè qual è la qualità ambientale nella quale noi spendiamo il nostro tempo. E qui il link credo che è difficile a stabilire, ma forse anche questa è una sfida che si dovrebbe in qualche modo o si potrebbe in qualche modo affrontare. Infine aggiungerei un altro punto, il pane l'ho detto, questo secondo me è una
una cosa su cui si potrebbe ragionare. E dico un'ultima cosa, l'internazionalizzazione. Cioè, noi sapremo tutto sull'Italia, ma forse merita la pena che un grande istituto o l'Eurostat stesso, che giustamente ci somministra i dati per 28 paesi dell'Unione Europea, ci desse delle analisi, facesse delle indagini, raccogliesse informazione sopra quei paesi che sono in strettissimo contatto con noi. Credo che questo sarebbe un investimento da pensare, magari in collegamento con gruppi di ricerca o sedi universitarie o istituzioni di ricerca, ma insomma internazionalizzare gli interessi dell'istituto non solo verso gli altri paesi europei, perché facciamo parte dell'Eurostat, ma verso un mondo che ci è molto vicino e anzi, oltre che vicino, poi produce nuovi cittadini italiani. Non dimentichiamo che la nostra società si rinnova per un quinto attraverso la nazionalizzazione di immigrati, e sempre più sarà così. Quindi ecco, io invoco la possibilità di prendere in considerazione questo aspetto dell'internazionalizzazione. Detto questo, al nostro presidente, che abbiamo caricato di tante incombenze, ma questi erano nuovi inizi, ma è l'idea così, che diciamo, argomenti sui quali si può cominciare forse a riflettere per il futuro, un futuro magari che ci auspichiamo non lontanissimo, ma che potrebbe domani avverarsi. Quindi grazie e buona giornata.